Cibus 2018 c'è un grande esordio, è quello di Dispensa Zaniboni e noi siamo qui con Nicola Zaniboni, responsabile vendite. Buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti. Chiediamo intanto perché siete qui, in questo esordio che cosa presentate? Allora, siamo l'esperienza del vending, l'esperienza della selezione prodotti che abbiamo fatto in questi anni ci ha portati a sviluppare una linea di prodotti snack e barrette in modo particolare con il nostro marchio, prodotti che hanno caratteristiche che si rivolgono soprattutto alla moderna, al moderno modo di consumare da parte dei consumatori, ecco, quindi un'alimentazione moderna. E noi siamo in questa location non a caso perché alle nostre spalle vediamo proprio tutte le barrette che voi state presentando nel corso di Cibus 2018. Certo, la focalizzazione è sulla linea appunto di questi prodotti. Abbiamo nell'ambito appunto delle barrette abbiamo i prodotti a base di frutta secca, abbiamo i prodotti a base di arachidi e sesamo e abbiamo quelli con la frutta e i cereali. Parliamo soprattutto dei super cereali, quindi la chia, la quinoa, qualcosa di novità, qualcosa di nuovo che da presentare appunto al mercato. E sono quelli che abbiamo visto negli ultimi secondi, quelli negli espositori che sono stati realizzati proprio per il segmento fuori casa. Sì, esatto, mondo dell'oreca, mondo del bar in modo particolare, quindi espositori per l'impulso che possono essere posizionati da parte dei nostri clienti sui banchi per i consumatori. Ecco, quindi questo è il modo nell'ambito del bar, il modo di presentare questi prodotti. Inoltre abbiamo sviluppato anche alcune confezioni più adatte per il retail, quindi per i banchi dei supermercati, per i negozi, sempre attenti a quelle che sono le esigenze del consumatore moderno. Ma parafrasando un mio molto più conosciuto predecessore, Corrado Mantoni, potremmo dire, ma non finisce qui? No, non finisce qui perché siamo sempre alla ricerca delle novità. Ormai il mondo dell'alimentazione ha un'evoluzione continua, richieste di prodotti, di ingredienti sempre nuovi e quindi da questo punto di vista la nostra è una continua innovazione, continua aumento di quello che sono gli assortimenti che noi vogliamo mettere sul mercato. E dunque? Dunque avremo altri prodotti sempre nell'ambito delle barrette che presenteremo sempre alle prossime edizioni poi della fiera. Parliamo del marchio Snaz, che rappresenta uno zoccolo duro del vostro fatturato. Qual è l'offerta a marchio Snaz per il fuoricasa, per l'oreca? Abbiamo anche qui una presentazione per il banco, una torretta display in cui inseriamo i prodotti che vanno per la maggiore soprattutto sul canale bar, dove c'è una ricerca di prodotti più saporiti, quindi il mini bocaditos, pomodoro e origano, le panettines sia al pomodoro origano che al formaggio e prodotti anche adatti in confezione adatti per il consumo degli aperitivi, quindi anche questa è una novità che abbiamo
lanciato appunto da parte con il marchio SNAZ, quindi con questa azienda, con l'azienda Grafusa, con la quale noi collaboriamo ormai da tanti anni, proprio per il vending e per il mondo dell'Horeca. Bene, allora intanto grazie Nicola, noi avremo modo di incontrarci nuovamente nel corso di Venditalia tra il 6 e il 9 giugno 2018. Saluta pure gli amici di HorecaTV.it. Sì, saluto a tutti, e per noi è stato un esordio che spero sia ben augurante, e speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di appuntamenti con novità e nuovi prodotti. Grazie Nicola. Amici, questo è solo l'esordio di Dispensa Zaniboni, con una già nutrita schiera di prodotti nel segmento del fuoricasa, nel segmento dell'Horeca. Ne vedrete, ne sentirete ancora parlare attraverso horecanews.it. Noi nel frattempo ci incontreremo, come dicevo prima, a giugno a Venditalia, certamente, ne sono assolutamente certo, ci presenterai nuovi prodotti. Assolutamente, stiamo già lavorando in questa direzione. Quest'anno sarà un anno molto intenso da questo punto di vista, e credo che ci saranno anche novità che interesseranno, spero possano interessare molto gli operatori del vending, i nostri amici del vending, direi. Grazie Nicola, saluto a tutti loro. Grazie, un saluto a tutti gli spettatori di Horeca News e Vending News. Naturalmente anche Vending News. Grazie Nicola. Amici, non andate via, perché questo è solo un assaggio di quello che sta accadendo oggi al Cibus 2018. C'è tantissimo altro da documentare con telecamera e microfono. Non andate via.